Oggi è una giornata meravigliosa, il sole, il cielo terso, il mare. Io tra l'altro sono nel mio ambiente ideale, sono nel posto che amo. Quindi viene naturale sentirsi bene, sentirsi in sintonia. Però ci sono delle volte in cui pur essendo nella location del nostro cuore, nel posto che ci ispira a stare bene, non riusciamo ad essere in equilibrio, a godere di tutto quello che ci sta attorno. Cosa fare in questi casi? Una cosa sola, portarsi avanti con lo sguardo, andare là dove è la nostra visione, e essere già proiettati sul nostro obiettivo. In queste situazioni io torno anche a rileggere quello che ho scritto, perché ovviamente ho scritto in modo anche molto dettagliato, molto approfondito la mia visione e l'ho dettagliata in azioni, in obiettivi. Quindi in questi momenti, quando non mi sento in sintonia, non sento l'energia che c'è in me, io torno alla rilettura e in alcuni casi anche alla riscrittura. Vado ulteriormente ad approfondire. Intanto scrivo il mio disagio, mi sento così. Perché mi sento così? Lo scrivo e cerco di indagare scrivendo i motivi di questo mio sentire. A volte il motivo emerge proprio scrivendo, perché sapete che la scrittura va in profondità e quindi ci porta a fare chiarezza. Scrivendo questi motivi possono venire anche a galla. Quindi questa è una cosa che vi ho consigliato e vi consiglierò sempre: rilettura e riscrittura. E poi, questo è un po' il mio mantra, sguardo fisso all'obiettivo, a quello che voglio raggiungere. Questo mi permetterà anche di ritrovare la mia energia, di rimettermi in equilibrio e di perseguire la mia meta. Quindi io vi mando l'energia bellissima di questa giornata perché sappiamo sempre coglierla e riportarci in equilibrio. Buona scrittura e buona giornata.